Massimo Barbini. Macchina che va gradualmente in accelerazione, molto veloce. New Star FKS insieme a Niagara Lux, le due saltano Pathost che rimane all'esterno per l'inserimento di Ok dei Ronchi. Niagara al comando con 200 iniziali in 13,5. New Star FKS di rincalzo su Ok dei Ronchi, poi Pathost, Hortensia Gual, Proper Wise al largo. All'esterno anche Nuble, intanto i 400 in 29 scarso. In corda Pedro Almodovar, il concorrente che sfilano di fronte alle tribune, in decelerazione Niagara, arriva al paletto dei primi 600 metri in 45,5 su New Star FKS, ok, De Ronchi, Pathost che ha a largo Proper Wise, Hortensia con all'esterno Nuble, quindi Pedro Almodovar, il completamento degli 800 iniziali per Niagara in 1,5, nella sua scia sempre New Star su Ok e Pathost, aria in faccia Proper Wise, si porta presso Nuble, quindi Hortensia, a largo della quale muove Pedro Almodovar, mancano 600 metri al termine, i 1000 iniziali in 1,16,5 per Niagara, che si porta presso sempre New Star e Ok, a largo Proper Wise, seguito da Nuble. Mancano 450 al termine, Niagara in controllo, New Star di rincalzo, proprio perché gradualmente si avvicina, poi Ok De Ronchi con allargo Nuble, ancora Pathost, Pedro allargo, Hortensia in coda, 200 poco più al termine, il cambio di ritmo drastico di Niagara Lux che cerca la fuga, c'è un 14 dai 400 a 200 finali, Niagara, New Star che prova l'affondo, poi a centropista anche proprio Wise, Niagara Lux che si difende fino in fondo da New Star FKS, poi Ok De Ronchi, proprio Wise al quarto posto per il quinto, sono molto vicini Pathost e Nuble, corsa a strappi con gran chiusa della battistrada e netto primo piano per Niagara Lux, un bel doppio per Edoardo Moni che vince il centrale e la spalla, il centrale corre Luca Ferm, la spalla con questa elegante Niagara Lux per appunto i colori della scuderia Pavi, il training del team Moni, Edi Moni in salchi, quota al totalizzatore di 2,90 per Niagara Lux, media al chilometro nell'ordine dell'1,14,6, 14,7.